Bobo è un personaggio alquanto strano, perché nel mondo del fumetto è forse uno dei pochi che ha una data di nascita ben precisa. Lui nasce il 10 ottobre del 1979. Ma come mai è nato Bobo? Senti, è nato Bobo come per uscire da una disperazione. In genere un personaggio di fumetto nasce dopo una serie di aggiustamenti, no? Il disegnatore fa il personaggio, poi lo studia, lo modifica, finché non arriva all'elemento quello standardizzato. Bobo no, l'ho fatto facendomi la mia caricatura, mi sono imbruttito molto, come avrete compreso vedendomi qui, tutti, sono molto meglio di Bobo, no? Spero. No? Non sembrano convinti. Bobo nasce da una grandissima sfiga, insomma, ecco, di aver fatto una scelta di vita, di persone, di impegni e di grandi cose che poi si sono rivelate via sempre più sbagliate, e al momento in cui me ne sono accorto della strada brutta che avevo preso, era mai abbastanza tardi, avevo 39 anni. Dal 69 al 79 sono stato dentro uno dei gruppuscoli estremisti, comunisti d'Italia, marxisti, leninisti, prima filocinesi, poi filoalbanesi, e poi quando al momento la rivoluzione non arrivava, qualcuno ha cominciato a dire bisogna passare alla lotta armata, cioè al terrorismo, le Brigate Rosse. E a quel punto lì si vede che tutta l'esperienza precedente, il legame con la gente, con il buonsenso degli italiani e così via, ha fatto sì che io mi tirassi indietro e uscissi fuori proprio al momento giusto, insomma. Però con un abbruttimento, un abbattimento, una delusione. Mi era avvenuto nel 77 una lesione alla retina dell'occhio sinistro. Io avevo una altissima miopia. Dal destro non vedevo quasi più niente, molto, molto, molto poco, portavo lenti spessissime sul sinistro. E mi arrivava, però il sinistro era quello che usavo, e mi è arrivata una rottura di retina proprio nel sinistro, quindi sfiga della sfiga. E nel 79 quindi avevo questo incubo enorme di carattere sanitario, insomma, questo fatto degli occhi che incombeva su di me e mi metteva in una situazione di grande tensione. C'era l'uscita da marxisti e leninisti, che non è stata facile. Uscire da una setta dopo 10 anni che ci sei dentro è molto, molto difficile. Avevo da mantenere una famiglia. Io guadagnavo un po' come insegnante di educazione tecnica alle medie, e un giorno appunto più triste degli altri sono tornato questo 10 ottobre e ho detto a mia moglie: guarda, io provo a fare una striscia a fumetti e a vedere di piazzarla in qualche parte per arrotondare un po' il mese, la mensilità. E mi sono messo lì questo 10 ottobre, ho pensato un po' che personaggio potevo fare, ho pensato a un cane, un gatto, ma tutti gli animali erano tutti presi, ce n'era uno libero, tutti l'hanno già fatto. Ma che stai a pensare altri personaggi? Sei te, coglione, cazzo, hai fatto di tutto, ti hai preso un sacco di botte in faccia, te ne è capitata di tutto, racconta la tua storia. E quindi ho detto addio alla politica, tanto una cosa ero certo, io di politica non ne capisco un accidente, quindi basta con la politica, faccio un fumetto ironico, umoristico, parlo di me, della famiglia, la bambina, gli amici, le cose. Quel giorno lì ho disegnato me stesso.